L'alba del primo giorno ha sempre un'emozione unica. È un po' come riprendere la bicicletta dopo tanti mesi. Sai già andarci, però le prime pedalate hanno una sensazione diversa. Ci troviamo in Calabria e siamo in preapertura, giorno 1 settembre, dedicata alla caccia al colombaccio in appostamento fisso o a cornà, gazza e ghiandaia. Da calendario è previsto anche il prelievo della tortora con tesserino elettronico. Tuttavia siamo in montagna e sono davvero scettico che ne vedremo. Vedremo perché la caccia è bella, perché nulla è scontato. Siamo arrivati davvero molto presto. Volevamo essere certi di prendere i posti migliori. Il team è completo più mio padre. Non vediamo l'ora di iniziare, nonostante dobbiamo ancora pazientare molto, perché nei campi i colombaci cominciano a vedersi sul tardi quando il sole è già alto. Per ingannare l'attesa ho preparato il passo, sono in mezzo a delle ginestre, spero davvero che i colombacci non mi vedano. Tuttavia, il problema del primo giorno di apertura è che tutti i cacciatori escono per insidiare il colombaccio e quindi da lì a poco ecco che mi ritrovo davvero circondato. Ci sono cacciatori ovunque, anche nei punti più impensabili e totalmente allo scoperto. Appena fa giorno si incomincia a sentire sparare da ogni dove. Fai conto che ho pure da ridire con un cacciatore che, dopo che mi aveva visto, gira e rigira, si è posizionato vicino a me e mi abbatte il primo colombaccio che vedo e già pregustavo. Si è scusato dicendo non si era reso conto che eravamo così vicini. Non faccio in tempo a rientrare nel mio passo che da dietro vedo arrivare un colombaccio. Sarà che ancora era un po' innervosito, che di prima e di seconda lo sbaglio davvero clamorosamente. Meno male che va nella direzione di mio padre, che davvero non perdona. Davvero un gran bel colpo. Bravo mio padre, mi ha fatto le scarpe. Niente ragazzi, il primo l'ho mandato. Lo dovevo fare. Per fortuna è uscito sopra mio padre che l'ha scoppiato. Meno male, da lì a poco mi rifaccio. Non si vede benissimo, lo tiro, lo stocco. Di prima lo prendo anche se non cade subito, mentre cade gli tiro il secondo colpo. Anche questo lo sbaglio, è vero che arrivavano alti, però il primo tiro lo faccio leggermente dietro, sbaglio l'anticipo, lo colpisco dietro e si vede che fa la classica fumata e se ne va. Il bello è che dopo di me questi due colombacci sono stati sparati davvero tante volte e li ho visti andare via per fortuna indenni. No, lo potevi lasciare che entrava. Non sparaste qua tu. Ne ha ammazzati due. Comunque hai capito, sei qua, non bacio in dei sudri. Sto qua i paccarieri ora comunque. Mi piglio la foca. Minchia stamattina ne metto primo. Mo spara qui. Ma vorrei stare un dritta, Troppi cacciatori, non li fanno manco entrare. Li sparano a 80 metri. No, io altri due li dovevo fare sicuro. Comunque dammi. Ho provare un momento la lenza di sotto. Perché? Perché davano, non si può tenere con l'ombaccio, vengono tipo appianati. I No, sud è inutile che ti staccate, non ti ammazzo. non se ne vanno. Sì, ora se ne vanno. Un po' alzato, piglierò già l'apertura. Eh sì, regge se ne vanno. Amos, porta. Amos, qua. Porta, te. Bravo, Amos. Porta. Porta. A voi non mi rovo, a me mi rovo. Bravo. Te Bravo. Lascio. La ruota a trio, ma 5 mai. Dove ti porto io? Mi faccio convincere così da santo e mi sposto con tutta l'attrezzatura vicino a lui. Neanche il tempo di arrivare nel suo passo, che arriva un altro colombaccio, gli tira tre colpi e di terzo colpo cade e lo recuperamos.
Ma oggi è davvero il suo grande giorno. Non passano neanche 10 minuti che un colombaccio viene attratto dalla mia giostra. Ah! Visto come gira un tuo colombaccio? Minchia ferruto sparti. Quanto metri su? Vuol dire quanto metri su? 25, 30. Qua? Porta? Se non te lo chiamavo io. Ho capito. Ehi qua, amor! Porta? Porta! Ma questo osa morire veramente, perché eravamo lì, ho scoperto. Porta! Minchia lo scantassi! Porta! Che diamo faccio oggi io? Non gridare, che ti sento. Lavorava, sì. Non gridare. Comunque hai sempre fretta. E questo vino mi si getta perché? Ah? Perché c'era chi? Non mi capo. Perché eravamo lì, ho scoperto. Giustamente non stavo... Prendilo, Amos, dov'è? Sì. Con una mano. Aspetta, donna di sopra. Ero circondato. Ne ho. Tanto vai giusto, come vai giusto con quello che vedo a Colombaggio. Questo mai te meglio. Ma aspetta che ti vuole santo. Oh, tanto fascista che non ti chiamai, ma visto cappello rovedo con colombaccio sparte. Non c'è da mezzo, stamattina quando manava carino. E poi uno col ventottino gli fa il cappello del prete. Manino carbone che fici. Mentre era al telefono con una mano. Oh, Pippo Larero, Pippo! Dimmi quando. Ora. Perché non corrono? Perché ho sbagliassi? E tu perché non corrivo? Perché sparai dopo, tia? Qui e santo ci spariamo una bella padella. Lui non faceva altro che dirmi quando doveva spararlo. Il primo colpo lo fa leggermente dietro e si nota, e gli altri colpi vanno a vuoto. Ciao. Qua stanno venendo. Sì. Sannoiate però. Li lasciamo. Devitti. Lasciati che giro. Ci ha visto. Ci hanno visto. Amos, ecco Amos. Seduto. Ah, che ci spari, cuglione, meno male. Ma a 100 metri spari. Fai, chi su gira? Forte. Forte. Bella. Minchia, onde carino. Bravo, porta. Porta, Amos. Niente, non lo vuoi finire il riporto. Altro bel colombaccio. È tarda mattinata, sono quasi le 12, cacciatori in zona ne sono rimasti pochi ed è da un po' che non vedo più colombacci. Passano solo rondini e gruccioni. Ah, situazione attuale, io, Amos, sotto una ginestra all'ombra, GoPro mi sembra piazzata bene. Niente, c'è un'umidità e un caldo assurdo e non si vede assolutamente niente. Bravo. Porta, dammi qua. Bravo. Che a me è piaciuto come è caduto. Oh, è caduto secco. Un poco di sangue in bocca.
eccola qua, Tecna 5, 24 grammi. La pazienza ha portato i suoi frutti. Un colombaccio arriva a basso basso proprio allo stampo. Lo tiro che è davvero vicino. Sinceramente per un attimo ho pensato che se ne andava, ma poi è caduto secco. Stanchi, ma sicuramente soddisfatti, termina la nostra giornata di caccia. Ci siamo alzati molto presto. Purtroppo siamo capitati in una zona davvero piena di cacciatori. Davanti a me si sono posizionati cacciatori malamente che sparavano i colombacci molto alti e a me non entrava niente. Sono contento che il mio amico Santo si sia scartucciato e divertito. Secondo me ricorderà per molti anni questa preapertura. Anche se il carniere non è stato il massimo, ci possiamo ritenere soddisfatti. La prima alba è andata ed è solo l'inizio della nuova stagione 2024-2025. D'ora in avanti ogni giorno può essere quello giusto, quindi non resta che andare a caccia di emozioni e spero di rivederti qui di nuovo su Modomerino. Mi raccomando, iscriviti al canale per non perderti i nostri aggiornamenti. Ci vediamo al prossimo video.